Visto il grande successo della manifestazione di martedì scorso e visto che i nostri non ci danno nessuna risposta entro il 31, noi saremo pronti a scendere in piazza per 2 giorni consecutivi, sia il 4 che il 5, perché dobbiamo far capire che noi abbiamo bisogno di questi crediti incagliati, che lo Stato non può dormire. E stavolta saranno 2 giorni pesanti di sciopero. Non faremo uno sciopero leggero come abbiamo fatto l'altra volta, ma faremo veramente dei blocchi. Cercheremo di bloccare le autostrade, cercheremo di bloccare il porto. Chiediamo scusa sin d'ora a tutti i nostri concittadini, ma noi abbiamo bisogno di questi crediti qua, perché altrimenti fanno fallire le imprese. Sono imprese storiche che hanno 50-60 anni di storia e non possono finire in questo modo qua. Ferrara, le chiedo, questo accadrà su Genova, ma anche in altre città italiane? Ma noi stiamo cercando di coinvolgere altre città, non so quali saranno, ma sicuramente qualche altra città sarà coinvolta. Mi viene da dire, da chiederle questo. Quanto accaduto martedì a Genova, lo diceva Nico Messina, ha trainato poi anche le proteste. Messina diceva che Genova doveva essere una delle città che è stata Certo, Genova. simbolo delle proteste, doveva partire per prima. Certo, perché Genova è la superba, come sappiamo. A Genova sono nate le banche e a Genova è nato il primo sciopero. Sicuramente verranno coinvolte altre città, non so quali, ma sicuramente verranno coinvolte. E noi siamo sempre qua in attesa che il governo ci dia una risposta e se non questo non avverrà, continueremo a scendere in piazza, purtroppo. Sì, sicuramente credo che sia questa la strada. Qualcosa si era mosso però rispetto allo sblocco della cessione dei crediti fino a metà anno più o meno. Mi Sì, corregga poi se è sbaglio. chiaro col nuovo decreto hanno chiuso le banche, hanno chiuso tutti e noi siamo rimasti con i nostri crediti nei cassetti fiscali. A noi chiaramente ci manca la liquidità, abbiamo i cassetti fiscali con tanta moneta con questi crediti all'interno, ma non ce ne possiamo fare assolutamente niente perché non ce le fanno usare, perché dicono che abbiamo creato una moneta parallela. Questi soldi qua noi invece abbiamo bisogno chiaramente di denaro contante per poter pagare gli stipendi, per poter pagare i materiali, perché è tutto un indotto il nostro. E a questo punto non sappiamo più come andare avanti. Ok, no, questo è abbastanza chiaro perché sicuramente la situazione che si è creata in questi mesi porta ad uno stallo per cui o si va avanti oppure andare indietro non è più possibile. È un po' quello che si diceva l'altro giorno con voi anche in piazza. Certo. Siamo a un punto di non ritorno perché poi chi le paga queste? Chi vi paga, ma chi paga anche al posto dei cittadini, mi viene da dire, che hanno iniziato Esatto. dei lavori nei loro palazzi. Infatti noi cercheremo di portare in piazza i cittadini, i direttori dei lavori, i geometri, gli amministratori, perché se noi non riusciremo ad andare avanti con i lavori, praticamente loro sono i responsabili, rimarranno i ponti sulle facciate, imprese, un mucchio di contenziosi verso di noi. Tra l'altro abbiamo parlato precedentemente col sindaco, adesso cominceremo quasi sicuramente a non pagare più neanche le occupazioni suolo. Visto la crisi che c'è, la prima cosa che faremo è non pagheremo le occupazioni suolo. Dobbiamo cercare di tenere il denaro in modo da poter pagare perlomeno i dipendenti e i fornitori. Io tornerei un attimo a quello che ha detto all'inizio qui adesso a Primo Canale. Sarà una protesta molto dura, saranno 2 giornate, il 4 e il 5, e le chiedo, è sicuro? Lo segniamo sul calendario oppure siete ancora in attesa che vi arrivi qualche risposta più decisa, sicuramente più positiva per voi? Certo, noi chiaramente speriamo tutti quanti che il governo entro il 31 ci dia delle risposte. Se così non sarà, noi chiaramente scenderemo in piazza, non come la precedente, ma molto molto più dura. Saranno 2 giornate di almeno 8 ore ciascuna con blocchi principalmente sui varchi del porto, varchi autostradali. Cercheremo di creare un po' di marasma ai concittadini. Di questo chiediamo scusa, ma è la nostra unica fonte, non possiamo fare altro.